Benvenuti, bentrovati. Quando il monsone del Golfo di Guinea rimane assopito e non spinge l'attività temporalesca tropicale ad invadere il Sahel, ovvero la porzione meridionale del deserto del Sahara, l'alta pressione nordafricana se ne sta quieta nei suoi luoghi di origine e non interviene ad invadere le vicende meteorologiche del Mediterraneo. Se al suo posto poi subentra una saccatura legata alla circolazione polare, ecco che il tempo si presenta fresco e più piovoso della norma, così proprio come sta accadendo in quest'ultimo periodo su diverse regioni dell'Italia. Nella fattispecie, il canale di bassa pressione, attualmente ben tracciato, vedete, lungo i meridiani, dal nord Europa fino alle nostre regioni settentrionali, riceverà nei prossimi giorni un ulteriore apporto di aria fresca, ma il suo fulcro andrà posizionandosi via via sempre più ad ovest, sul vicino Atlantico. Nel frattempo, il consolidamento di una figura di alta pressione alle alte latitudini, posizionata a ponte con i massimi sulla penisola scandinava, costringerà la nostra depressione a schiacciarsi, a distendersi lungo i paralleli centrali europei, perdendo nel frattempo l'alimentazione fredda polare. E questo ne causerà un parziale indebolimento che la prossima settimana, dopo il possibile transito dell'ultima goccia fredda in quota nella giornata di martedì 16 giugno, potrà giocare a favore di un'evoluzione meteorologica un po' più stabile e soleggiata. Dunque, fino ad allora il tempo sarà come ci suggerisce la nostra nuova grafica. Vedete, giovedì 11 giugno ancora tempo instabile al centro-nord, con schiarite alternate ad annuvolamenti irregolari che potranno sfociare anche in manifestazioni temporalesche localmente intense. Un po' più tranquillo il tempo invece sulle regioni meridionali, a parte qualche locale focolaio temporalesco di calore possibile nelle zone interne. Maggiori spazi soleggiati sono invece da attendersi nella giornata di venerdì 12 giugno, con l'instabilità relegata per lo più all'estremo nord-ovest, il tutto mentre i termometri guadagneranno qualche grado nei valori massimi. Sabato 13 giugno un nuovo transiente in quota porterà ad una temporanea ricaduta del tempo con accentuazione dell'instabilità, sempre soprattutto a carico delle regioni centro-settentrionali, ma fenomeni di passaggio potremmo averli anche sulla Sardegna, più soleggiato invece il tempo al sud. Infine, la tendenza da confermare per domenica 14 giugno, con la maggiori probabilità di acquazzoni tra le regioni centrali e il nord-est, più soleggiato sul resto del paese, il tutto in un contesto di temperature prossimo o appena inferiore alla media. Credo proprio di aver detto tutto, grazie per la cortese attenzione, il prossimo aggiornamento sarà venerdì 12 giugno. Un cordiale saluto e risentirci da Luca Angelini.